Fabio, il mondiale sta per la vittoria del mondiale sta per diventare maggiorenne. Sono passati 17 anni da quel 2006 favoloso. Sì, il tempo passa, adesso soprattutto quando si vedono quelle immagini mi emoziona un po' di più, quindi vuol dire che sto diventando anche vecchio. Però resta il fatto che di un'esperienza fantastica condivisa con un gruppo eccezionale, con dei ragazzi che ogni volta che ci incontriamo ridiamo, scherziamo come se fossero, come se i 20 anni non fossero passati. Ma quando è che l'Italia potrà tornare a competere? Perché purtroppo sono due volte di fila che manchiamo la qualificazione al mondiale. Sì, è un peccato, però diciamo sono cicli, le nazionali in questo momento soprattutto quelle importanti stanno soffrendo. Non so cosa c'è bisogno, però bisogna cambiare qualcosa. Venendo al campionato, chi vedi favorito? Ma penso che l'Inter, Milan, Napoli sono un po' le favorite, e poi dietro c'è sicuramente la Juve che fatica ancora un po', però le altre sono avanti. Ma in Champions League l'Inter può ripetere quanto fatto l'anno scorso? No, speriamo, perché comunque per il calcio italiano è sempre proprio importante portare una squadra in finale. Però ecco, sarebbe ancora più importante cercare di vincere. E senti, come ultima domanda invece ti chiedo, tu sei un'icona del calcio italiano ma anche del calcio cinese, perché comunque hai vinto qualsiasi cosa. E quindi ti chiedo se ti aspettavi quello che è successo, no? negli ultimi anni, e che visione in Cina si ha di Suning e di Zhang, perché chiaramente chi meglio di te può esprimere un giudizio? Sono imprenditori importanti che conoscono tutti, sicuramente il calcio cinese dopo l'esploit del 2017-18 ha avuto la crisi per la situazione del Covid, e adesso è molto calato, perché comunque durante il Covid tante società hanno avuto dei problemi, hanno dovuto chiudere, non hanno proprio pensato il Suning, e sicuramente torneranno perché hanno tanta passione. È un calcio dove comunque i ragazzi hanno un'idea importante del calcio italiano, seguono tutto. È stata un'esperienza fantastica per quanto mi riguarda. Ma quindi ti aspetti che Suning continui a investire sull'Inter? Io penso di sì, perché hanno una delle società migliori d'Europa, quindi È normale che cercheranno di investire.